Stasera si decide la stagione di due squadre che hanno fatto un campionato diverso l'una dall'altro, che hanno fatto una stagione diversa l'una dall'altra, con una che ha avuto tantissimi impegni durante tutto l'arco della stagione, con anche dei risultati importantissimi, dei risultati storici da parte della sua squadra, come l'Atalanta, che oltre ad aver quasi chiuso il discorso per quanto riguarda la Champions, perché basterà per l'Atalanta. L'Atalanta praticamente ha tutto il destino nelle proprie mani, deve solamente vincere le ultime partite per riuscire a qualificarsi in Champions senza dover fare la corsa su nessuno. Allo stesso tempo ha raggiunto meritatamente la finale di Coppa Italia e ha raggiunto la finale storica che è quella dell'Europa League. Dall'altra parte invece cosa troviamo? Troviamo una Juventus che dopo essere partita fortissimo in campionato, senza avere competizioni europee da giocare, ha fatto un percorso al limite della perfezione per quanto riguarda la Coppa Italia fino alla semifinale di ritorno, dove causa anche il momento dal punto di vista fisico, dal punto di vista morale della squadra, ha avuto molta più difficoltà a passare il turno contro la Lazio nella semifinale di ritorno, dove è bastata però solamente una zampata di Milik per riuscire a portare la Juve in finale di Coppa Italia. In un campionato dove la squadra bianconera nella prima parte di stagione addirittura ha tenuto testa e qualcuno ha pensato anche ad un ipotetico scudetto per i bianconeri, che poi invece nel girone di ritorno sono crollati completamente, riuscendo ad aggiungere la qualificazione alla Champions League. Grazie, secondo me, più a dei meriti altrui che a propri meriti. Bene a tutti ragazzi da Frantuff. Per riguardare il video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare like, di commentare e condividere il video per supportare il canale. Vi ringrazio in anticipo. Atalanta-Juventus si prospetta una finale che vede sicuramente una favorita dal punto di vista che sta meglio, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista morale che dal punto di vista del gioco e che è sicuramente la squadra di Gasperini. In questo momento l'Atalanta sta dimostrando di avere e di essere ad un livello a cui la Juventus quest'anno è arrivata, assolutamente, perché il livello a cui sta giocando l'Atalanta a livello di gioco non è simile a quello dell'andata della Juventus, però per l'intensità ci si avvicina molto il gioco che ha creato la Juventus nella prima parte di campionato. Questa Atalanta sicuramente ha delle qualità importanti, anche superiori se vogliamo rispetto alla Juve e sicuramente superiori dal punto di vista di come stanno performando i giocatori in campo, perché in questo momento l'Atalanta dovrà fare a meno di un grandissimo Scamacca che secondo me avrebbe messo in enorme difficoltà la difesa della Juventus, che sicuramente adesso senza un attaccante vero e proprio l'Atalanta potrebbe diciamo sconvolgere un po' anche i piani della difesa della Juve, ma adesso ne parliamo. L'Atalanta, come detto, sta giocando sicuramente meglio rispetto alla Juventus, dal punto di vista fisico, forse un po' di stanchezza accumulata durante tutta questa stagione e sicuramente potrebbe farsi sentire con il passare dei minuti, anche un po' come è successo contro la Roma. Nonostante l'Atalanta abbia fatto una partita praticamente perfetta contro la Roma, giocando benissimo, creando tantissimo, però raccogliendo davvero troppo poco per quello che ha creato, a mio avviso, l'Atalanta. Con il passare dei minuti un po' è calata dal punto di vista fisico, ma è anche una cosa normale e che doveva assolutamente capitare, visto i tantissimi impegni giocati dall'Atalanta. Allo stesso tempo, quindi, io penso che l'Atalanta in questa partita possa partire come ha fatto contro la Roma. Partire forte nel primo tempo, giocare un primo tempo simile a quello giocato contro la Roma. Allo stesso tempo, io credo che la Juventus invece possa partire in difesa, partendo piano, cercando appunto di far stancare l'Atalanta per poi riuscire a giocarsi bene nel secondo tempo. Io quindi credo che alla fine questa partita possa essere decisa addirittura nei primi 45 minuti. Dipenderà molto dal fatto se l'Atalanta riuscirà a passare in vantaggio con più di un gol. Perché l'Atalanta, secondo me, ha tutte le capacità per mettere in enorme difficoltà la difesa della Juventus, soprattutto, come detto, senza un vero e proprio attaccante, perché io credo che alla fine Gasperini non scelga il Bilalturi per sostituire Scamacca, ma se lo tenga come grandissima riserva che può spaccare tranquillamente la partita, ma che secondo me all'inizio della partita può andare in difficoltà contro uno dei migliori difensori della Serie A, se non il migliore, che è Gleison Bremer, che sta secondo me, che è l'unico che sta tenendo in piedi praticamente la baracca Juventus.
Nelle sue ultime partite ha fatto veramente delle prestazioni incredibili e Ture potrebbe andare in difficoltà, essendo un giocatore molto fisico. Permette anche a Bremer, con il passare del tempo, di prendere sempre più le misure e quindi col passare del tempo Ture potrebbe diventare praticamente inutile. E invece è molto diverso nel caso in cui dovesse partire dalla panchina, perché entrando in campo dalla panchina potrebbe essere sicuramente un'arma a sorpresa che darebbe molto fastidio. Lì davanti quindi l'Atalanta dovrebbe muoversi con tre mezze punte, con Koopmeiners, De Ketelaere e Lookman, che si gireranno un po' anche il ruolo di centravanti, con forse il belga un po' più accentrato, che è l'unico forse che lo ha fatto effettivamente come attaccante centrale, anche quello forse più strutturato fisicamente per poter fare questo genere di ruolo. L'Atalanta quindi secondo me ha un vantaggio importante, sia dal punto di vista tecnico, soprattutto lì davanti, con una qualità incredibile che stanno mettendo in campo Koopmeiners, che sta mettendo in campo Lookman, e allo stesso tempo De Ketelaere, che nell'ultima partita contro Roma è stato immarcabile. E anche dal punto di vista fisico, con un polmone a centrocampo come quello di Ederson, che sta facendo un campionato superlativo, con De Roon che sta comunque da dando adito comunque alle solite prestazioni importanti, e sulle fasce comunque Zappacosta, Ruggeri, che stanno facendo delle grandissime stagioni, anche un po' sorpresa Ruggeri, visto che doveva partire sulla carta dalla panchina. In questo momento invece ha preso già da tempo il posto da titolare e non l'ha mai più lasciato. Quindi l'Atalanta in questo momento, secondo me, è leggermente favorita per tutti questi aspetti che che vi ho detto. È molto più veloce a passare in questo momento con la palla, senza palla, e come detto, secondo me aggredirà immediatamente la partita. Allo stesso tempo, dall'altra parte invece, cosa abbiamo? La Juventus che è in piena crisi. Dal punto di vista del gioco, perché anche contro la Salernitana ha fatto forse la peggiore partita degli ultimi 10 anni della Juventus, ho detto anche nel video che per quanto riguarda proprio la partita tra Juventus e Salernitana, una delle peggiori partite che io ricordo degli ultimi anni della Juventus, senza nessuna idea di come è riuscita a far male ad una squadra che praticamente si fa male da sola. Nelle ultime giornate ha preso dei gol anche inguardabili. Non è successo contro l'Atalanta, ma comunque non ha fatto mai delle prestazioni importanti dal punto di vista difensivo. E comunque la Juventus non ha creato praticamente nulla, se non riuscendo a fare dei tiri da fuori comunque, che hanno portato ai legni colpiti dalla Juve, perché sennò poi la Juve non è mai riuscita seriamente ad entrare in area di rigore per mettere in difficoltà Fiorillo. E quindi la Juventus parte sicuramente da una situazione complicata, sia dentro sia fuori dal campo. Come ha detto anche l'abbio in conferenza stampa, molti tra giocatori e membri dello staff non conoscono bene anche il futuro della propria carriera, non sanno se quindi rimarranno a Torino oppure no. Quindi la situazione è sicuramente molto più infelice rispetto a quella contro l'Atalanta. È pur vero che la Juve comunque in tutti i casi è riuscita comunque a raggiungere l'obiettivo minimo di questa stagione, che era la qualificazione in Champions. Un obiettivo che la Juventus ha costruito praticamente al 90% tutta nella prima parte di stagione, che però alla fine comunque è arrivato. L'altro obiettivo della Juventus era sicuramente andarsi a giocare almeno la finale di Coppa Italia. Poi la Juve, bisogna dire che la Juve deve sempre cercare di vincere, perché quella è la mentalità della squadra bianconera. Per la Juventus sarebbe il 15° trofeo, e forse non è neanche tanto per la Coppa Italia, perché 15 trofei sono tantissimi e sono nettamente molti di più rispetto anche alla seconda, che ne ha 20 di più, che se non mi sbaglio è la Roma, che ne ha 29. Che ne ha 29 di Coppa Italia. Ma non è tanto il trofeo della Coppa Italia, ma è il fatto che la Juve deve tornare a vincere. Sono ormai più di 2 anni che la Juventus non alza un trofeo, e sarebbe sicuramente un risultato più simbolico che altro, perché comunque la Coppa Italia, a mio avviso, rimane una delle competizioni più brutte dal punto di vista della spettacolarità, dell'organizzazione, della struttura proprio della Coppa Italia. Io la rifarei da punto a capo, perché già il fatto che non ci siano squadre nei campionati minori, che si debba fare, quelli della Serie B hanno delle difficoltà comunque ad arrivare in fondo.
si gioca sempre in casa della squadra più forte, quindi sono anche il fatto che ha detto Gasperini degli ammoniti, quindi c'è tutta una struttura completamente sbagliata che secondo me dovrebbe essere rifatta completamente. Quindi non è proprio il trofeo in sé per sé che interessa la Juventus, ma la Juventus interessa il fatto di tornare a vincere per tornare alla mentalità della Juventus. Dall'altra parte invece è un discorso completamente diverso, l'Atalanta non vince questo trofeo dal 1962, sono passati quasi più di 60 anni ed è ovvio che la squadra bergamasca vorrà assolutamente tornare a vincere questo trofeo, che a questo punto diventa comunque importantissimo, molto di meno rispetto all'Europa League. Questo è assolutamente ovvio, perché lì si tratta di un trofeo europeo e lì è una vera competizione, secondo me, estremamente diversa, ma è palese rispetto alla Coppa Italia. Però per l'Atalanta questa è sicuramente una competizione e un trofeo che secondo me vale di più rispetto alla Juventus, che come detto alla Juventus serve molto di più non il trofeo in sé, ma il fatto di riuscire a tornare a vincere una competizione e a vincere un trofeo. Sta di fatto che alla fine di tutto io credo che la Juventus, come detto, partirà molto difensiva come è solito fare, per cercare di ripartire in contropiede contro l'Atalanta, che comunque dà degli spazi importanti, cercando di non subire gol in tutti i modi, perché quello sarà l'obiettivo principale di Allegri. Secondo me, nella prima parte di partita sarà quello di non subire gol e cercare quindi di in qualche modo di arrabattare un vantaggio, perché poi dal punto di vista del gioco la Juventus idee ne ha davvero poche. Sia dal punto di vista dell'attacco, sia dal punto di vista della difesa, perché la difesa è chiudersi completamente in un bunker e in attacco ripartire in contropiede e sperare nelle giocate dei singoli. Quindi la Juventus dovrà sperare in un Chiesa estremamente ispirato, come abbiamo visto contro il Milan e contro la Roma, e per il resto poi sperare poi che Vlahovic la metta dentro la prima occasione, perché questa in questo momento è l'unica idea dal punto di vista di gioco che mi viene dalla Juventus. Anche per questo io credo che l'Atalanta abbia un vantaggio che però l'Atalanta non deve dissipare. E non deve assolutamente prendere sotto gamba una squadra che comunque ha vinto 14 Coppe Italia. Non è sicuramente quella Juventus, non è assolutamente paragonabile forse a nessuna delle Juventus che ha vinto gli altri 14 trofei, ma è sempre la Juventus ed è una squadra che anche quando c'era il periodo del Covid, la Coppa Italia ci fu Atalanta-Juventus, anche in quel caso l'Atalanta sembrava avere qualcosa in più e alla fine ha vinto la Juventus addirittura di Andrea Pirlo. Quindi la Juventus non va mai presa sotto gamba e l'Atalanta quindi dovrà, secondo me, gestirsi anche dal punto di vista fisico, e Gasperini dovrà essere un maestro in questo per capire perfettamente quando far giocare qualcuno e quando far giocare l'altro. Quindi i cambi, secondo me, saranno importantissimi dal punto di vista fisico per l'Atalanta. Fatemi sapere nei commenti, secondo voi, chi è la favorita per vincere questa Coppa Italia. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare like, di commentare, di condividere il video, di andare in descrizione dove c'è il canale TikTok dove usciranno tutti i video per quanto riguarda l'assunto della Serie A, notizie di calciomercato, consigli su Fantacalcio e tanti altri video sempre riguardanti il mondo dello sport. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!